Ben ritrovati, appuntamento di metà settimana con Amici Granata. Il coronavirus continua a contagiare anche, nel caso di dire, il campionato professionistico, anche il campionato di Serie B e tocca direttamente o indirettamente anche la Salernitana. È a serio rischio e continua ad essere a serio rischio la partita in programma dopodomani, quindi siamo o saremmo all'antivigilia contro la Reggiana alle ore 16 allo stadio Arechi. Le vicende in casa Reggiana sono arcinote perché, o per chi non dovesse conoscerle, Reggiana letteralmente contagiata da un'autentica pandemia, nel caso della positività al coronavirus, di ben 27 elementi. Si è già giocata il bonus previsto dal rigido protocollo, quindi non può chiedere un ulteriore rinvio in attesa di tamponi. L'unica ipotesi potrebbe essere quella della richiesta di entrambe le società. C'è una pressione forte mediatica. Vi diamo la notizia dell'ultima ora, dell'ultimo secondo per la verità, perché oggi c'è stato anche il consiglio direttivo di Lega B. Non si è parlato all'ordine del giorno di una vicenda che deve trattare, deve riguardare i singoli patron presidenti delle due squadre, nel caso specifico Salernitana e Reggiana. Però sicuramente dopo le dichiarazioni di Galliani dei giorni scorsi ha avuto un certo peso specifico. Potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe esserci lo slittamento accettato dalla Salernitana che è parte in causa a lunedì prossimo, e la Salernitana ne avrebbe comunque un, fra virgolette, danno, perché poi venerdì c'è l'anticipo con la SPAL allo stadio Arechi. Per il momento Castori cerca di tenere tutti sulla corda, sta organizzando l'iter settimanale di una settimana già abbastanza complicata per spostamenti, per impegni. La squadra è uscita a testa alta ma sconfitta dall'impegno di Coppa Italia, dalla bella vetrina di Marassi di martedì scorso contro la Sampdoria. È tornata a Salerno nella giornata di mercoledì, tamponi immediati perché c'è anche l'Ascoli che si è ritrovato con tanti positivi dopo aver giocato con la Reggiana in questo trittico e successivamente con la Salernitana. Per il momento tutti i tamponi in casa Granata sono negativi. Oggi pomeriggio la Salernitana ha fatto anche test sierologici e altri tamponi stavolta come da protocollo. Insomma, i tamponi, i test, il sierologico, il coronavirus che ha un'incidenza nei campionati paradossalmente ancora più determinante della stessa infermeria che in casa Granata continua ad essere piena. Ma naturalmente l'argomento di scottante attualità oggi, in questo momento, è la disputa o meno della partita di sabato contro la Reggiana allo stadio Arechi, in programma al momento alle ore 16. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio e con dei collegamenti in video chat molto molto interessanti. Buonasera, l'avvocato tifoso della Salernitana Michele Tedesco. Buonasera Michele. Ciao Eugenio, buonasera a tutti quanti voi. Buonasera all'ex attaccante della Salernitana, oggi in forza al Castel San Giorgio, David Munar. Buonasera Buonasera, David. buonasera a tutti. David, io partirei proprio con te perché tutti i tifosi della Salernitana conoscono chi è Munar, la tua storia, il genio di Grenoble, però in tanti forse o troppo pochi hanno dimenticato, e il fatto che io abbia insistito che tu venissi stasera proprio qui è un episodio importantissimo che poi ha inciso o ha influenzato, ha inficiato, non lo so, poi ce lo dirai tu, la tua carriera, la prosecuzione della tua Ho carriera capito di che cosa vuoi parlare. agonistica, e cioè quando David Munar ha denunciato una, non presunta, perché poi è stata acclarata, un tentativo di convin dell'allora era Salernitana Giova, era Salernitana, della Era la Salernitana Salernitana in C2. con il in C2, Col con il Gavorrano. Gavorrano, di Sì. un tuo ex compagno di squadra, se non sbaglio, Andrea Galeotti, sì. Galeotti, che ti aveva contattato e tu Vabbè, avevano denunciasti, proposto una ti aveva somma proposto proprio una convin, 30.000 denunciasti il euro. tutto. E poi, insomma, la tua carriera non ha Ma io nessuno. lo, ma oggi ce ne possiamo parlare 100 volte, ma io lo rifarei, anche perché, ti ripeto, va della serietà di una persona. Anche io torno a casa, ho due figlie femmine e devo dare l'esempio, ti ripeto, e questo è per me fondamentale. In quel momento comunque c'era stato già, mi ricordo con Farino, un problema del Sì. genere, che lui è dovuto scappare dall'Italia.
ma io non mi sono messo paura di niente, lo farei altre 100 volte, per il bene mio, della mia famiglia, ma anche della Salernitana, perché in quel momento ero tesserato con la Salernitana e quindi non potevo rovinare la Salernitana. No, assolutamente, il fatto, la tua presenza è per lo spirito di grande sportività, di lealtà sportiva che hai incarnato, rischiando anche, forse anche la tua carriera, poi in più No, le io ho occasioni smesso, in l'hai. quel momento ho smesso, era Esatto, finita. non hai Cioè, avuto, era un... non hai avuto peso la lingua e hai. avevo un contratto con la Salernitana, ma ho smesso, dai, ero fuori rosa, ero... E da questo punto di vista, Michele, lealtà sportiva, si sta battendo e si sta facendo quasi un processo mediatico alla Salernitana, adesso sembra un volo pindarico ma non lo è, alla Salernitana che ha un suo jolly, se lo gioca eventualmente quando ha, però Galliani, ieri amministratore del Monza faraonico, che però intanto è in grande ritardo in classifica, dice: so che queste mie dichiarazioni potrebbero fare rumore, però io, se fossi stato in altri presidenti, chiaro il riferimento, non avrei giocato, avrei chiesto il posticipo, avrei accettato il posticipo, insomma, invitando la Salernitana ad accettare il posticipo. Come la leggi? Da avvocato, da tifoso, da lealtà sportiva, perché si è tirata in ballo, si sta tirando in ballo molto questa. Allora, da appassionato di sport direi che condivido il ragionamento di Galliani, nel senso che stamattina ne parlavo pure con qualche amico in tribunale, diceva io al posto della Seana per i problemi che si paventavano per trovare la soluzione di un appuntamento, diciamo di una data utile per evitare problemi con le nazionali, eccetera, dicevo perché non facciamo giocare anche la primavera a questo punto? Potrebbe essere un'idea per. Allora, il ragionamento Scusami se ti giuridico. interrompo, tra l'altro è una cosa che mi era venuta in mente anche a me, la primavera non può giocare. Perché No, gioca. Ah, perché fermata sì, per è vero. No, coronavirus. io dicevo, ma non in questa ottica, io dicevo come soluzioni possibili, perché qui qual è il problema? Che alla fine è la classica situazione in cui tutti sembrano aver ragione. Il principio di realtà sportiva può essere invocato, ma fino a un certo punto. Cioè, fatte le regole del gioco, vanno poi rispettate. Nel senso che o ci sediamo a tavolino tutti quanti, si siedono i presidenti di Serie B e dicono ci siamo resi conto che in questa situazione emergenziale non è percorribile e allora si cambiano le regole del gioco per il girone di ritorno, ma se è stato dato un criterio all'inizio va rispettato, secondo me. Poi Galliani e la lealtà sportiva, io vorrei ricordare, può darsi che ricordo male, ma era l'amministratore delegato del Milan che vinse Certo, il campionato nel 99. credo che era già l'amministratore delegato, E noi fummo retrocessi per quella bellissima partita del Piacenza che giocarono alla morte perché in concomitanza c'era la partita di Milano, Perugia. No, certo, no. No, sì. allora, la lealtà sportiva, cioè, è un bel principio al quale Però tutti non quanti pro noi, domo sua. assolutamente sì, perché io lì ricordo, insomma, l'abbiamo vissuto tutta quanta e ce la ricordiamo ogni volta in maniera dolorosa. Non lo so, io, insomma, Galliani, insomma, ecco, sta giocando in una condizione non sua, anche per quelli che possono essere i suoi interessi. Io dico che mi è stato insegnato all'università e poi che fatta la regola del gioco, le regole del gioco non possono essere cambiate in corso. Quindi, se questa è la regola del gioco, è lasciata la discrezionalità di. Certo, vincere una partita come l'ha vinta la Juventus non mi piace. Però era stata messa in preventiva, a me non piace, non farebbe piacere vincerla. Anche perché siamo all'inizio del campionato, un domani ci verrebbe rinfacciato per tutto il campionato. Allora, secondo me si devono riunire i presidenti di Serie B e dire: ci siamo resi conto oggi che questo criterio non è più percorribile, cambiamo le regole del gioco. E Eugenio, hanno fatto un protocollo, facciamolo capire in maniera una volta per tutte: il regolamento della Serie B equivale a un regolamento condominiale, equivale al circolo canottieri, cioè nel senso che. Se si mettono d'accordo i presidenti della Lega e stabiliscono di farlo in quel modo, con un protocollo che passa per il Ministero della Salute, sia ben chiaro, tu non puoi andare contro le leggi dello Stato e ci deve essere un protocollo che deve essere, ma è un accordo pattizio, cioè non c'è una norma giuridica che può vincolare, se non il patto fatto tra gentiluomini all'interno di questo circolo canottieri che si chiama Lega Calcio. Oggi tutto quello che andiamo a dire e fare, l'ASL di Napoli, l'ASL delle varie città di Salerno potrebbero fare qualsiasi cosa e bloccare il campionato, perché se tu ci Come pensi, una sorta di consiglio di Stato, insomma. assolutamente sì, e perché se tu Anzi, ci di TAR. esattamente, noi andiamo già oltre, siamo già al secondo grado.
Perché se tu ci pensi, oggi mettere una squadra a probabile rischio sintomatici, come la Salernitana che dopo che ha giocato la settimana scorsa e stanno avendo fuori casi, è un rischio a bomba su un aereo, su un treno, per tutta l'Italia. Certo. Quindi oggi questo è un accordo che è stato fatto in un momento storico in cui non, la seconda ondata era sì assolutamente preventivabile, ma non ancora con questo tipo di virulenza. Oggi è cambiato completamente lo scenario. Ma non puoi cambiare le regole in corso se non si mettono d'accordo tutti quanti. Munar, la tua opinione? Sabato la Salernitana si deve spingere per giocare sabato, deve accettare la richiesta che sembrerebbe, a proposito di intese tra presidenti, sia arrivata dalla Reggiana, che chiede quantomeno di giocare lunedì. Io voglio ricordare, Munar lo saprà sicuramente, magari a qualche tifoso meno attento, che però la Salernitana poi venerdì c'ha un anticipo, quindi andrebbe ad accorciare notevolmente i tempi di recupero, con una trasferta anche, perché è un anticipo a Ferrara, e quindi insomma il viaggio e quant'altro. Ma io come sportivo direi che possono anche accettare di giocare lunedì. Poi si parla di lealtà sportiva ogni volta, ma in Italia ne vedo ben poco. Come diceva l'avvocato, con tutto quello che è successo anche in passato, si parla a Galliani, si mette a parlare, ho sentito le sue dichiarazioni, la lealtà sportiva la puoi chiedere quando la dimostri. Credo che sia così, prima cosa. Seconda cosa, come sportivo io accetterei questa cosa. È vero che è un momento molto particolare per la gente in generale, non soltanto per il calcio. È difficile perché non ci sono più dentro, quindi è difficile capire bene le dinamiche. Davide, ma da giocatore, da calciatore, non sì. Ci sei più dentro, ma da calciatore incide giocare una partita sabato oppure lunedì 48 ore dopo, col fatto che poi devi andare a Ferrara 4 giorni dopo? No, io penso di no, perché quando noi giocavamo in Serie B si giocava delle volte la domenica e il mercoledì. Eri in campo. E quindi tu giocavi la domenica a Gallipoli, quindi a Lecce, al Via del Mare, e partivi a giocare il mercoledì a Trieste. Quindi si viaggia, si riposa, si fa una vita sana e non penso che incida più di tanto. Il problema è altro. Il problema è la lealtà sportiva, sì, va bene, però ci sono comunque problemi ben gravi, che è il Covid che sta comunque mettendo alle strette noi e le nostre famiglie, quindi non lo so, non riesco a fare una scelta. Sai qual è il problema che mi pongo io? Premesso che possiamo dire che il sistema non ha funzionato sicuramente in Serie B, quindi possiamo dire che è fallimentare. Perché il numero... Eppure il protocollo è lo stesso, Michele. Sì, però secondo me c'è un problema anche di scelte in relazione sierologici, tamponi, esatto, e quant'altro. Quindi esatto, i costi che cambiano, eccetera. E soprattutto io faccio un ragionamento, perché poi dopo bisognerebbe andare ad approfondire, ma con questa epidemia, con questa pandemia non è possibile. Eugenio, partiamo da un presupposto. Se noi dovessimo arrivare alla soluzione o alla certezza che tutti i giocatori hanno preso il virus con l'Ascoli piuttosto che un'altra squadra durante una partita di calcio, secondo me è ingiusto attribuire a calciatori che hanno seguito un protocollo ferreo la responsabilità perché un'altra squadra, e non si può arrivare a colpevolizzare la prima squadra che ha avuto il problema, cioè della il positività, paziente zero. Il paziente zero, la squadra zero. Però se arrivi a 27, 20, 19 casi, significa che qualcosa non ha funzionato nei protocolli anche prima, perché se qui facciamo un esempio, uno dei calciatori della Reggiana non ha, o dell'Ascoli o di chi per esso, non ha rispettato il protocollo perché se n'è andato a mangiare la pizza in tranquillità o in vari modi sono arrivati il virus. Anche oppure la compagna, Michele, bisogna anche dire compagna, perché tu torni a casa. Amen, però vorrei dire, perciò dico, se è un problema che viene dall'esterno è un conto. Ma se avviene soltanto all'interno della Serie B, facendo una vita, come diceva giustamente Munar, assolutamente ligia e perfetta, questi ragazzi che colpe hanno? Zero. Il problema è che se tu non ti metti la mascherina o non hai quel tipo di rispetto, non puoi poi chiedere alla realtà sportiva perché hai sbagliato tu a comportarti. Io, semmai, la Serenità si è comportata bene dal punto di vista dei calciatori e altre squadre no.
Però è impossibile arrivare a una individuazione di responsabilità. Non ci riusciamo nella normalità, figuriamoci con le squadre di calcio. Tu prima dicevi, è giusto che i presidenti così da circolo, si mettano d'accordo, naturalmente da giurista, parlavi già guardando oltre, non è dopo domani si mettono d'accordo per una cosa immediata, ma per il girone di ritorno. Però intanto c'è un problema di immediatezza. Sabato che si fa? E qui è lasciata la disponibilità dei due presidenti e basta, perché l'idea che si paventava del rinvio tramite il presidente è un precedente che non potrà avvenire, perché chiaramente diventerebbe qualora fosse. Assolutamente. Ass Allora, infatti qui la che so, malata se ne è lavato le mani, ovviamente. oggi è un discorso pattizio tra i due presidenti. Eugenio, facciamo, ti stavo offendendo, ti stavo chiamando Marcello, perdonatevi, scusate, sono tutte Stavi le offendendo perciò me. perdonami. No, volevo dire, tu immagina soltanto una cosa. Immagina una situazione del genere a fine campionato, dove si decide Serie Sì, C, Serie A, retrocessioni, promozioni, playoff. Come fa un presidente oggi a dire alla propria tifoseria io rischio la Serie C o la Serie A perché rinvio la partita? Oggi intanto possiamo avere questo ragionamento che e siamo Galliani all'inizio. può parlare di realtà sportiva perché siamo alla quinta di campionato. Bravo. Esatto. E a proposito di corsi e ricorsi storici, tu facevi un riferimento quando purtroppo allora era la penultima di campionato, Assolutamente perché tu hai ricordato l'ultima. Io ricordo il Milan Ah, che va a vincere la a penultima, Udine sì, bellissima e quella partita. l'Udinese che perde l'Europa Europa, per quella vittoria lì. assolutamente O sì. meglio, no, scusami, il Milan. L'Udinese perde l'Europa perché vince il Perugia che espugna Udine. Udine. Perugia che poi E giocava poi, contro il Milan. non a caso che Perugia giocava la retrocessione Esatto, con ovviamente. noi. No, voglio dire, perciò io quel campionato me lo ricordo, può rientrare nell'ambito dei sospetti e mi fermo lì, quindi voglio dire, però. Insomma, sono tutte cose strane che sono avvenute nel calcio e avverranno sempre, ma all'ultimo, penultimo oggi di campionato non avremmo neanche la discussione. Si arriverebbe tranquillamente in tribunale perché la Serena si presenterebbe lì in campo perché vuole i 3 punti e non ci sarebbe problema di realtà sportiva. Quindi, secondo me, oggi va rivisto il sistema e nell'immediato va rinviato, ma nell'arco di una settimana si deve decidere. Perché se vedi anche i numeri come crescono tra le squadre, è un problema che tu entro metà novembre è finito il campionato. Certo, Lo devi però io sospendere. faccio anche un'altra considerazione. Mi auguro che possa essere portata avanti questa, perché è un interesse, insomma, oltre che da sportivo, da coloro i quali, da noi che siamo vicini alle cose di Casa Granata. La Salernitana, facciamo i debiti scongiuri, ora o sta facendo una bolla, sta facendo una vita ligia, però c'è il fatto che l'Ascoli gioca contro la Reggiana. E qui si apre un altro problema, Michele, la veridicità dei tamponi. Perché l'Ascoli e la stessa Reggiana, prima di Ascoli-Reggiana, la Reggiana aveva già 7 positivi. Prima di andare in campo, David, 2 ore prima, i giocatori della Reggiana aspettavano l'esito dei tamponi. Esito che arriva ed è negativo e giocano contro l'Ascoli. Vi sto facendo la cronostoria dell'ultima settimana, non del Paleolitico. Giocano contro l'Ascoli, il giorno dopo Tutti positivi. 17 positivi nella Reggiana. L'Ascoli che acquisisce queste informazioni prima di venire a Salerno fa dei tamponi come da protocollo e ovviamente tamponi su cui c'hai una maggiore attenzione, giustamente. Tamponi negativi. L'Ascoli viene, gioca contro la Salernitana, tra l'altro in un acquitrino, quindi con i contatti ancora più marcati, più forti, partita pesantissima sotto tutti i punti di vista. 2 giorni dopo ce lo svela Castori a Marassi, l'Ascoli ha 5 positivi. Ma perciò il Che il sistema. meccanismo perverso, e concludo, e io mi auguro di no, ma sulla carta, se tanto mi dà tanto, la Salernitana È a giorni strano. dovrebbe, potrebbe, io faccio tutti i debiti scongiuri. Non solo, la Salernitana gioca contro la Sampdoria martedì. Cioè si innesca un meccanismo perverso per cui Michele ha ragione, tu a novembre arrivi che praticamente non Ma giochi più. perché questo protocollo. Allora, il concetto è l'NBA si parla di bolla NBA. Ma la bolla Ma NBA la puoi sarà. fare in B? No, tu la puoi fare tu sempre se vuoi. Il problema non è quello. È un conto che ti vai a fare diciamo, la final season in NBA. È un conto che ti fai 10 mesi di bolla. È Certo. improponibile. Cioè, non puoi pensare di fare una bolla di 10 mesi. Allora, il concetto qual è? Se vuoi pensare male, c'è un problema di attendibilità dei tamponi. Ma se volessimo attenerci alla regolarità dei tamponi, dovremmo fare un'altra valutazione.
che il protocollo è sbagliato perché non tiene conto di quello che è il periodo di incubazione, che inevitabilmente non può essere così ristretto in un campionato compartito ogni 3 giorni, ogni 7 giorni, perché i 4-5 giorni in cui incuba non ti dà la possibilità di essere mai certo. Quindi che succede? Oltretutto che in un campionato che già di suo deve essere più ristretto per il problema che te lo sei portato dietro dall'altra. Perfetto, allora qual è il ragionamento? Tu in questo momento non puoi, hai sbagliato a fare questo tipo di campionato. È stato sbagliato partire? No, io dico una cosa, allora cioè, se vogliamo andare un po' a monte, non si può pensare a una seconda ondata e a un secondo lockdown senza il calcio come valvola di sfogo, perché quello che sta succedendo in Italia, anche dal punto di vista della reazione sociale, ci fa capire che il calcio è assolutamente fondamentale. In tutta Quindi Europa. È giusto ripartire, ma è sbagliato il protocollo. Perché è sbagliato il protocollo? Perché nel momento in cui tu lo fai con partite così ravvicinate, perché hai il problema della scadenza del campionato e quindi devi raggruppare le partite, quando si è andato a innescare questo meccanismo di causa-effetto nell'ambito delle varie partite, tu adesso hai la Sampdoria che potrebbe risultare negativa oggi e andare a infettare l'intero campionato con la Salernitana che e la Sampdoria già viene da una situazione particolare. Quindi il concetto è che partite così ravvicinate con tamponi non servono a nulla. Cioè tu devi dare il tempo tra una partita e un'altra che quel tampone abbia un effetto. Ma tempo non ce n'è. E hanno sbagliato, perché allora tu mi dovevi prevedere un'altra forma di campionato. Bravo. Potevi fare anche un unico girone e poi prevedere dei play-off o qualcosa senza fare andata e ritorno. Cioè non puoi, è incompatibile il protocollo con la malattia, con la pandemia. Però immagino un campionato con un solo girone, immagina che cosa, siamo nella patria dei ricorsi. Sì, però no, e qui torniamo al discorso che nel momento in cui tu firmi l'accordo all'inizio, Eugenio, e qui stiamo parlando di stadi a porte chiuse, quindi non è un problema che dici io vado a giocare con 20.000 persone a Salerno e tu mi facciamo, qui siamo a porte chiuse, quindi fondamentalmente avevano tentato timidamente di riaprire, adesso con questa sorta di nuovo lockdown. Sì, ma perciò ti dico, tutto. Tu nel momento la visione era quella di dover fare un campionato diverso con meno partite che consentisse la possibilità di monitorare i ragazzi. Allora, David, Marco Pisano ci dice che bisogna utilizzare tamponi rapidi in tutti i settori sociali, ma possono non bastare, cioè il problema è il tempo, il problema sono le partite ravvicinate, il problema è un campionato che deve andare avanti. Giro la domanda che avevo fatto implicitamente, mi ha risposto già Michele, sono curioso di sapere la tua opinione. È stato giusto che ripartisse il campionato? No, il campionato deve ripartire per forza, perché sia la Serie A che la B che anche la Serie C sono campionati importanti e aiuta comunque parecchie persone a levarsi dalla testa tutti i problemi della vita, perché il calcio ti dà comunque qualcosa in più. Io mi associo al discorso fatto prima, perché le partite troppo avvicinate, riavvicinate, non si riesce a capire poi i contagiati, il tampone come è stato fatto, cioè è un problema, secondo me è sbagliato il modo di fare il campionato. E allora restiamo nell'ambito e nel tema purtroppo di attualità, che parla di calcio soltanto marginalmente, perché l'argomento è il tampone sì, l'efficacia, la validità, l'esito soprattutto. Abbiamo preparato un servizio, lo vediamo insieme, subito dopo dovremmo avere in collegamento il collega da Reggio Emilia, Roberto Tegoni, che prego, lo vedo già in sovraimpressione, gli prego di attendere un attimo, mandiamo il servizio che fa un po' il punto della situazione per Salernitana e Reggiana e poi vediamo se ci sono ultimissime anche da Reggio. Signori, la Reggiana domani sulla carta dovrebbe partire per il ritiro prepartita a Salerno. Vediamo il servizio. C'è attesa, manco a dirlo, per i tamponi. Salernitana-Reggiana resta comunque partita a rischio, in bilico, in dubbio, con tanti dubbi ed anche il rischio di qualche strumentalizzazione. Gli emiliani hanno 22 giocatori contagiati, ieri hanno fatto test ed oggi aspettano il responso. Se non ci dovessero essere miglioramenti, sabato prossimo non si presenteranno alla Recchi, creando i presupposti per la sconfitta a tavolino. La Reggiana aveva già beneficiato di un rinvio per contagi, esaurito il jolly, uno per club, che il regolamento
concede. Ieri però ha fatto leva sull'articolo 28 dello Statuto Lega Nazionale Professionisti di B e al Consiglio Direttivo ha avanzato formale richiesta di posticipo della partita il 2 novembre, lunedì. Il comma 2 stabilisce che è facoltà del Presidente disporre sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate la variazione di data, dell'ora, dell'inizio e del campo delle singole gare. È pressoché impossibile però che la richiesta possa essere accolta. Fa fede il comunicato del 13 ottobre, il presidente di Lega Balata ha chiarito di non poter intervenire. Il bubbone potrebbe comunque scoppiare per altre società in futuro e non a caso nell'assemblea di Lega del 5 novembre l'emergenza sanitaria sarà il tema cardine all'ordine del giorno. Potrebbe essere aumentato il numero di giorni a disposizione delle squadre, in futuro si vedrà, ma adesso la Reggiana, che ha pure sintomatici, si imbatte nei paletti regolamentari e televisivi. Se infatti venisse spostata Salernitana Reggiana al 2 novembre si sconfinerebbe nella preparazione di SPAL Salernitana anticipo di venerdì 6 novembre in versione notturna. Insomma, a pagarne dazio sarebbe poi la Salernitana, che avrebbe meno tempo per riposare. Come se non bastasse, ci si è messo pure Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che ieri ha vestito i panni di De Coubertin dicendo: se la Reggiana avesse giocato contro di noi avrei chiesto anche io il rinvio del match, serve lealtà sportiva, non è colpa della Reggiana se non ha 13 giocatori, so che scatenerò polemiche, ma ci sono comportamenti che non fanno onore a tanti presidenti. La Salernitana dal canto suo non dice no a prescindere allo slittamento della gara con la Reggiana, ma naturalmente chiederebbe al Palazzo di tenere conto e d'occhio la partita con la SPAL cambiando le date. Troppo tardi per tutti. Gli altri club hanno prenotato alberghi, la Lega paga una penale alla RAI se cambia la data a SPAL Salernitana e non la rimpiazza con un'altra partita. C'è di più. La Salernitana l'8 novembre deve inviare Belez, Beseli, Gyomer, Gigek, Caro e Djuric in nazionale e non può permettersi certo il lusso di giocare di domenica a Ferrara senza 6 giocatori, molti dei quali titolari. Dunque il cerchio si stringe, il pallone oggi tornerà nella metà campo della Reggiana, anzi rotolerà in infermeria. Ieri in Emilia sono stati svolti tamponi a Scaglioni, filtra che sarebbero già tornati negativi al Covid, il centrocampista Varone e il portiere Venturi. Quest'ultimo era il titolare sulla carta, ma non ha mai giocato perché si era infortunato in ritiro. Fin qui tra i pali c'è stato Cerofolini, che risulta disponibile alla stregua di Radrezza e Mazzocchi. Per tutti gli altri si attende oggi l'esito dei tamponi. Se non sarà recuperato un congruo numero di giocatori, i granata emiliani annunceranno il forfè, che resta molto probabile. E allora, se il forfè resta o meno probabile, proverà a dircelo, a svelarcelo Roberto Tegoni, che abbiamo in videoconferenza, in videocollegamento in diretta da Reggio Emilia, speaker ufficiale delle partite, speaker ufficiale radiofonico delle partite della Reggiana. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera a tutti in studio e chi ci ascolta. Roberto, responso dei tamponi, andiamo subito al cuore del problema. Risposta dei tamponi è sconosciuto, per il momento non ci sono voci ufficiali da parte della società della Reggiana e quindi per il momento non si sa ancora niente. Sembra, pare, si vocifera che ai campi di allenamento ci fosse il gruppetto di giocatori disponibili, quei 6-7 giocatori che potrebbero essere a disposizione, negativi, che quindi potrebbero uscire, andare a fare ad allenamento, ma per il momento per quanto riguarda i tamponi non si sa ancora nulla. Roberto, perdonami la mia insistenza, ma sai benissimo meglio di me che domani la Reggiana dovrebbe prendere un pullman, un treno, insomma dovrebbe trasferirsi a Salerno sulla carta. Sì, c'è poco da fare, cioè Salerno non è dietro l'angolo, quindi c'è da organizzare comunque una trasferta. C'è da pensare a un ritiro, a un albergo, c'è da prendere un mezzo. Con i tempi che corrono, pensare di prendersi ancora il pullman e magari c'è qualche falso negativo e contagiare il resto dei negativi sarebbe, perdonate la battuta, insomma, sarebbe un rischio ulteriore. Però non lo so, la trasferta va comunque organizzata e penso che sia tutto pronto nel caso si dovesse decidere di partire. Si attendono decisioni per quanto riguarda il direttivo che c'è e sembra pare tuttora
in Lega di Serie B, anche perché non ci sono novità in merito. La Reggiana non ha dato notizie per quanto riguarda questo Sì, Roberto, direttivo ti di Lega. confermo la notizia dell'ultimo secondo, cioè c'è un, credo, non credo sia ancora in atto perché è cominciato alle 14, però segno evidente che c'era molto da discutere, anche se formalmente non è che si poteva parlare di Reggiana Salernitana, o meglio di Salernitana Reggiana, ma magari era un problema più urbi e torbi, ma sicuramente un problema importantissimo, il primo all'ordine del giorno. Ma non c'è effettivamente comunicazione ufficiale. Per quelle che sono le notizie in mio possesso, c'è una sorta di probabile intesa o accordo o richiesta da una parte, valutata dall'altra, di ipotizzare lo slittamento della partita a lunedì. Naturalmente di ufficialità non ne abbiamo e quindi dovendoci attenere ai dati di fatto, il dato di fatto è che appunto la Reggiana sulla carta dovrebbe partire domani. La domanda che ti faccio, al netto dei tamponi che al momento di cui non si conosce l'esito, dovesse esserci il numero minimo utile per affrontare la trasferta in una condizione, fra virgolette, mettine anche mille di virgolette, la Reggiana che fa? Parte o non parte? Non ti chiedo la risposta ufficiale, quelle che sono le tue sensazioni. No, ma secondo me le mie sensazioni si basano su una constatazione molto pratica. Se non ci sono i numeri, la Reggiana non parte e E perde questo è 3-0 a scontato, tavolino. dato. Se ci sono i numeri, la Reggiana deve partire perché sennò oltre alla sconfitta ha anche la penalizzazione. Quindi non credo ci siano molte alternative, secondo me. Vabbè, però per Per numeri si numeri si intende intende anche anche la la formazione formazione primavera, primavera, potrebbe arrivare anche con la arrivare con la formazione formazione primavera. primavera. Abbiamo l'avvocato L'avvocato tedesco tedesco che che prima prima non non era era in in collegamento, collegamento, forse forse aveva aveva addirittura addirittura paventato, paventato, cosa cosa tra tra l'altro l'altro che che non non si si può può fare fare perché perché nel nel caso caso della della Salernitana Salernitana invece invece c'è c'è la la primavera primavera che che ferma ferma per per il il Covid Covid e e quindi quindi non non si si potrebbe potrebbe fare fare questa questa sorta sorta di di match match tra tra granatini granatini nord nord e e sud, sud, diciamo. diciamo. Esatto. Sì, fra l'altro tra i negativi che si starebbero allenando, perché è tutto un condizionale, ci sono giocatori che sono appena usciti da infortuni Sì, abbastanza sì. lunghi e anche noiosi, quindi insomma, con la prospettiva di potersi giocare 90 minuti senza cambi di qualità, insomma, cioè, la Reggiana se ha i numeri probabilmente parte. Anche per far vedere in che condizioni si sta allenando e poi probabilmente anche per dare un segnale, non lo so. Difficile che non parta se non ha i numeri, secondo me. Chiarissimo, ti Chiarissimo, interrompo ti un attimo interrompo un Roberto perché attimo abbiamo perché in abbiamo in studio studio David David Munar, Munar, ex ex calciatore calciatore della della Salernitana, Salernitana, ancora ancora in in attività, attività, anche anche se se in in categorie categorie dilettantistiche in dilettantistiche in questo questo momento. momento. La La domanda, domanda, che che voglio voglio rivolgerti, rivolgerti, è è presente, presente, insomma insomma ci ci sta sta ascoltando ascoltando Roberto, Roberto, parlava parlava di di condizione, condizione, adesso adesso nessuno nessuno di di noi noi per per fortuna, fortuna, ci ci auguriamo auguriamo che che non non lo lo siamo siamo mai, mai, è è stato stato intaccato intaccato dal dal virus, virus, però però comunque comunque un un virus virus che che immagino immagino debilitante, debilitante, anche anche al al netto. netto. Nella Nella migliore migliore delle delle ipotesi, ipotesi, domani domani escono escono i i tamponi tamponi per per cui cui il il Munar Munar della della situazione situazione della della Reggiana Reggiana è è negativo, negativo, però però ovviamente ovviamente non non si è si è allenato. allenato. Quanto Quanto conta conta il il fatto fatto che che invece invece di di giocare giocare dopodomani dopodomani gioca gioca lunedì? lunedì? È È in in condizione condizione di di riprendere riprendere uno uno stato stato di di forma, forma, David, David, tale tale da da poter poter andare andare a a giocare giocare lunedì lunedì sera sera eventualmente eventualmente alla alla Reghi? Reghi? Vabbè, Vabbè, domani è domani è venerdì, venerdì, quindi quindi riesci riesci a a guadagnare guadagnare comunque comunque 3 giorni a rimetterti comunque fisicamente, perché pensa che chi ha avuto il virus ha avuto problemi fisici e roba varia, comunque non si è potuto allenare, l'alimentazione magari è venuta scemando e roba varia, quindi potrebbe guadagnare in 3 giorni, sì. Michele? Sì, a me sì, questo Sono sicuramente è andato. vero, 2 giorni servirebbero, poi bisognerebbe sempre distinguere il tipo di quarantena che hanno fatto, basti pensare ai video di Ronaldo. Cristiano Ma Ronaldo Ronaldo piuttosto è che solo lui. Ibrahimovic che correvano come i pazzi anche in piena quarantena, No. quindi voglio dire, quello è un discorso relativo perché alla fine avrebbero perso 7 giorni, non è che stiamo parlando di questa grande preparazione. Diverso discorso faceva il tuo collega laddove faceva riferimento a infortunati di lungo corso che rientrano, quindi lì hai il ritmo partita, non lo prendi con 2 giorni o un giorno in più o in meno. Lui però mi ha colpito una cosa che ha detto, dice immaginare una trasferta in pullman con
qualcheduno che potrebbe essere un falso negativo, che potrebbe poi in questa situazione di tamponi da indecisione, perché poi da quello che ho capito i giocatori della Serie B stanno facendo tutti quanti il sierologico, tranne poi in caso di positività al sierologico fanno il tampone. I giocatori no, il protocollo prevede ogni 4 giorni il tampone, sì, e ogni 14 il sierologico. Quindi oggi bisognerebbe capire chi La Salernitana oggi ha fatto tamponi e sierologici. Però bisognerebbe capire la situazione della Reggiana, chi ha fatto il sierologico e chi ha fatto il tampone, perché chiaramente il rischio, tra virgolette, che lui ipotizzava potrebbe rientrare se in caso di sierologico, che non ci sarebbe in caso di tampone. Certo. Però lui giustamente poneva un problema, la trasferta oggi rappresenta la certezza di, il rischio barra certezza di poter contagiare l'intera squadra, che già oramai è quasi tutta contagiata. Penso di sì. Quindi il problema Roberto... era questo. E poi paradossalmente andrebbero poi a coinvolgere i ragazzi della primavera. Della primavera, certo. Roberto, sei d'accordo? Ma su cosa? Perché su quello del pullman, sì, nel senso che l'ho detto prima io, e probabilmente è quanto è successo ad Ascoli, perché la Reggiana è partita per Ascoli, che aveva 3 positivi ufficiali. Esatto. Tutto il resto della squadra era negativa. Ha giocato, è stata insieme e dopo hanno fatto il viaggio di ritorno. Chi lo sa che sia stato quello il periodo di incubazione migliore? Non lo so. Treno, non è che cambia molto tra pullman, treno o aereo. Il concetto è lo stesso. Anche perché, anche se arrivano in treno e vogliono distanziarli uno per ogni vagone, in ogni caso poi arrivata alla stazione dovrebbero prendere un pullman. Il rischio è lo stesso. Sì, esatto. Attenzione tra pullman, treno o aereo, ma il rischio che poi arriverebbero agli effetti sempre, quindi non cambia nulla. Roberto, io non voglio abusare della tua pazienza, mi chiedo soltanto come sta vivendo Reggio Emilia e cosa si aspetta dalle decisioni anche della Salernitana. Ma un pochino navigando sui social, tra le pagine dei tifosi sia Granata di Reggio che Granata della Salernitana, ho visto parecchia, come dire, solidarietà, non so se di facciata, ma comunque tifosi della Salernitana che scrivono, insomma, noi la partita la vorremmo giocare con una Reggiana al completo e non a metà o se non anche meno, soprattutto con le spalle una settimana in cui non hai preparato la partita. I tifosi della Reggiana, ci sono tante manifestazioni anche di ringraziamento per i tifosi della Salernitana. Chiaro che qualcuno chiede che venga sospeso per un mese il campionato, qualcun altro dice ma solo noi, è possibile che solo noi abbiamo tutta la squadra positiva, mentre praticamente il computo dei positivi della Reggiana è metà di quelli della Serie B intera. Cioè, cosa è successo? Ci si sta un po' domandando anche cosa non abbia funzionato anche in un protocollo che sembrava abbastanza serrato e abbastanza sicuro. Protocollo che appunto è stato sottoscritto da tutte le società di B e che sulla carta tutte dovrebbero seguire lo stesso protocollo. Poi magari il test molecolare lo fa Antonio invece di Pasquale, ma il principio dovrebbe essere lo stesso. Sì, poi ci sono state le parentesi delle nazionali, la Reggiana ha avuto un paio di giocatori che sono andati aggregati all'Under 21, che vi ricordate è stata colpita duramente. Tant'è che poi ha giocato l'Under 20, di fatto. Esatto, è andata praticamente con l'Under 20, la Reggiana ha prestato un paio di giocatori alla nazionale e tra questi c'era appunto Muratore, che è rientrato positivo prima di Ascoli. Quindi ci si domanda, magari è nato da lì? Cosa ne sappiamo noi? Bene, speriamo di saperne quanto prima, dovremmo saperne gioco forza al massimo entro domani, perché insomma c'è una vigilia sulla carta che è quella di Reggiana Salernitana. Sicuramente io lo sto dicendo da tempo, a prescindere da Reggiana, da Salernitana Reggiana, questo è un campionato comunque falsato, comunque diverso da un campionato standard, ma si sapeva. Grazie a Roberto Tegoni, che dire Roberto? Mi auguro di vederti quanto prima, ma nelle condizioni migliori possibili. Grazie a Roberto Tegoni. Speriamo, grazie. Buona serata a tutti.
E allora, prima di andare in pubblicità, Michele, tanti messaggi sul nostro profilo Facebook. Marco Pisano dice agli amici di Reggio, dico che non venire a giocare è un errore. Al massimo c'è da interrogarsi su come gestire il Jolly. Jolly che però la Reggiana, ricordiamolo, ha già giocato. Ha davvero senso giocarselo con 8-10 casi? La realtà ha detto di no. Galleani si associa perché anche lui ha sbagliato a giocarlo. Per ora una causa altrui nel proprio interesse, altro che sportività. Sì, va detto anche un'altra cosa, che poi la decisione della Serenitana è inevitabilmente legata anche alle vicende della Lazio. però paradossalmente si trova nella posizione diametralmente opposta. E però, se Allo stesso tanto... proprietario. Sì, ho capito, ma diametralmente opposta, ma proprio per questo, trovandosi in una posizione a Salerno e a Roma dall'altra, che fai? Due comportamenti diversi. Cioè, chiedi rinvio a Roma e non lo concedi a Salerno. Però in questo caso la Lazio deve chiedere il rinvio aspettando che se lo ha. E nel caso della Salernitana non è che si gioca il Jolly la Salernitana, dovrebbe No, accettare sto il dicendo, rinvio. sì, però sto dicendo, la prospettiva è che di qui a qualche giorno la Lazio potrebbe Chiedere il rinvio, certo. chiedere il rinvio, perché cioè, se il trend è quello che stiamo vivendo a livello nazionale e chiaramente i giocatori non possono non vivere il trend nazionale dei contagi, significa che la Lazio fra 3 giorni deve chiedere il rinvio, giocatosi il jolly. E che fai tu? Oggi dici di no a Salerno come Però se si gioca principio. il Jolly non chiede il rinvio, Michele, Sì, scusa. però quello che stiamo dicendo, no? Che quello che si sta verificando è che non ti limiti soltanto ai 2 o 3 casi, ma diventa poi una Si estende, conseguenza. ma Quindi se certo. si estende, se si giochi il tuo rinvio oggi, Poi sei fra una costretto, settimana certo. stai nella condizione della Reggiana di oggi. Allora, secondo me, la Lazio, che conosce quello che sta succedendo, penso che faranno un discorso di carattere generale. Generale. Cioè, penso che il problema ce l'hanno tutti quanti allo stesso modo, non puoi avere due comportamenti diversi. Giocare lunedì implica il rinvio anche di Spal Salernitana. Sulla carta no, David, perché ci sono i margini di... Come? C'è il tempo Oltretutto, non per... solo c'è il tempo, Michele, prima di andare in pubblicità ci sono anche, perché poi gira e rigira, sono sempre di interessi economici e dei diritti Beh, TV, lì la Rai. perché c'è la Rai che ha Di nelle pagare la postille penale. contrattuali, c'è una penale nel caso in cui la Lega B fa slittare quella gara a meno che non le garantisce un'altra E non partita. puoi spostare la partita con la spalla per lo stesso motivo, perché poi ci sono le nazionali. E perché sennò sarebbe Ah. pregiudicata la Salernitana, che avrebbe sei Assolutamente sì. nazionali in meno. Per fare una cortesia poi. Vedi, cioè si innesca Un un casino. meccanismo. Però questo è il discorso che hanno voluto fare, un calendario contingentato per via dei tempi che avevano per gli europei rinviati, eccetera, eccetera, senza tener conto del Covid. Cioè, il peccato originale, l'errore sta a monte, Eh insomma. sì, perché vedi, loro hanno immaginato, nello scenario che ha immaginato la Lega di A e di B, hanno immaginato che tutto potesse andare bene senza alcun problema con un solo jolly. Assurdo. Perché un solo jolly? Non perché l'abbiano voluto fare e non prevedere, perché non lo possono concedere un secondo jolly. Perché se no si estende di nuovo e siamo E sempre lì. quindi torniamo al discorso che ha fallito. E non sarebbe stato, dobbiamo andare in pubblicità, non sarebbe stato opportuno almeno allargare il ventaglio della benedetta lista over, visto che tante società hanno molti giocatori Non sono over, non sei d'accordo. d'accordo? E Sai però perché? quantomeno No, avevi... no, ma non sono d'accordo perché l'episodio della Reggiana è la dimostrazione che tu sei arrivato al 60, 70, 80% della rosa. Però è un caso, Michele. Ma Infatti succederà? No, lo tu, dice Marco no. Pisano, visto che si gioca da mesi, è capitato solo alla Reggiana, da chiedersi se non ci sia stato un errore di comportamento nella profilassi interna al club. Io sono convinto invece, ma chiaramente, allora, partiamo dalla risposta te la modulo meglio, nel senso che se l'episodio Reggiana è soltanto legato alla Reggiana per la profilassi, hai ragione tu, siamo d'accordo, un maggior numero di over avrebbe garantito, forse neanche, perché se ci pensi, Certo, nel caso della Reggiana il contagio è lo sicuramente è stesso per chiaro. tutti. Quindi perciò dico non sono convinto sugli over. Però ragiona con me. Vuoi vedere che la Reggiana, manca a farlo apposta, si è trovato in questa fase di crescita esponenziale del virus e del contagio come seconda ondata e quindi da qui a breve è un problema che avremo in tutte le squadre? Ci auguriamo di Io no, ma il mi auguro rischio di c'è. no, però voglio dire, tu prima hai fatto un discorso, no? Lo facevamo pure a microfoni prima di iniziare la trasmissione. Ognuno torna a casa, ha una famiglia, i figli vanno a scuola, tornano, non vanno a scuola, escono con gli amici, tornano. E voglio dire, se il contagio è nazionale, in crescita anche chi vive a casa, e chiaramente tornando a casa, È anche a se rischio. è a rischio. Quindi o hai un comportamento scorretto dei giocatori della Reggiana, quindi ho un problema di profilassi dell'ambito della società, ma se tanto mi dà tanto, sono più portato a pensare che
È il momento storico che ha preso la Reggiana, ma da qui una settimana, 15 giorni, un mese, prenderà tutte le squadre. Davide, un flash prima della pubblicità, ma proprio fantacalcio sarebbe ipotizzabile secondo te, soprattutto realizzabile per i giocatori, non certo per la C, ma A e forse B, una sorta di bolla, una sorta di ritiro bloccato in cui crei veramente un isolamento totale per portare a termine il campionato? Si potrebbe fare, ma non sono sicuro che il presidente accetterebbe una cosa del genere, perché comunque è un costo. Già il presidente, prima cosa, perché il costo economico di un ritiro è forte. Poi il giocatore che deve stare lontano dalla famiglia. Il costo di tanti tamponi ogni... È corretto che la Serie A ha già speso sui 150.000 euro? Credo anche di più. Di tamponi? Sì. Se tu li metti nella bolla risparmi 150.000 euro di tamponi, pensi che un mese però, sì. Anche al cioè, Porto Village. Io credo che, è chiaro, il tampone che facciamo noi è uno e costa 80 euro adesso giù di lì. È chiaro che in numeri più grandi fatti per 30-40 persone ogni 15 giorni, ogni settimana. Il gruppo squadra è 40-45 persone. 40-50 persone. Se e tu lo fai ogni 4 giorni. Sono 2500 euro. Se tu vai in ritiro e continui a fare i tamponi ogni 4 giorni, quindi il costo è una bolla, magari limiti il numero di tamponi. Lo limiti. Credo. Sì, perché noi non siamo tutti al corrente comunque dei costi che può affrontare la Salernitana per fare i tamponi. Cioè io non pensavo che era così eccessiva. No, quindi forse per un presidente conviene credo andare che di tira abbia, allora. Abbia fatto una stima addirittura per difetto, Michele, sul costo dei tamponi, ma non la Salernitana, tutto no, in generale dico, certo. Allora forse per il presidente converrebbe, l'avrà pagato meno di tutti quanti, cioè, fatto allora conoscendo il presidente dirà di farlo subito. Andiamo in pubblicità. Eccoci qua, seconda parte di Amici Granata in compagnia di David Munar, Michele Tedesco. Abbiamo trattato, toccato e gioco forza saremo costretti a farlo ancora, l'argomento coronavirus che sta inficiando il campionato di calcio, anche la B, anche la Salernitana, che ancora non sa se sabato la Reggiana, prossimo avversario, si presenterà alla Rechi. Intanto la Salernitana si presenta nel Principe degli Stadi, forte di un secondo posto in assoluta solitudine in classifica, imbattuta in campionato, imbattuta fino a martedì in tutte le competizioni ufficiali, martedì scorso in quella che è stata la vetrina di Marassi contro la Sampdoria di Ser Claudio Ranieri. La squadra granata è uscita a testa alta, sconfitta di misura per un gol di Lagumina che sembra essere una sorta di bestia nera contro la Salernitana, ma una Salernitana, David, no, non ancora, calma Fabregas. Al tempo, sentiamo prima. Sta sbagliando tempo, più sta accelerato. Volte. No, secondo me è l'Anfield. Ha sbagliato più volte. Non arriva Natale. Cartellino giallo per Fabregas. David, è una Salernitana operaia, compatta, quadrata, che riflette le caratteristiche di questo allenatore? Sì, una Salernitana comunque messa bene in campo, che sa. Cosa deve fare una Salernitana che comunque gioca molto sulle palle lunghe su Djuric, cioè con a fianco un altro attaccante che si sta scoprendo e che a me piace tantissimo. Tutino, sì, scusami, non ho fatto il nome, vabbè, sarà capito. Una Salernitana che è quadrata, che ha voglia, che piace a me, piace tanto. Ma ti ha stupito questo avvio della Salernitana, vederla lì su in classifica? C'è solo l'Empoli avanti. No, io credo che sia giusto vedere la Salernitana in alto alla classifica, perché lo stanno dimostrando in campo come compattezza anche di gioco e roba varia. È vero che non vedi il gioco bellissimo, però comunque è efficace e l'allenatore è un allenatore così. E quindi rispetto all'anno scorso sono non stupido, sono contento, molto felice. Michele, intanto Dodger sul nostro profilo internet al link Amici Granata sul sito internet tvogisaleno.it scrive Dodger, d'accordo con l'avvocato Tedesco, il problema è il format del campionato. A tal proposito esprimo la mia idea, si sarebbe potuto sfruttare un campionato con due gironi da 10 squadre, con partite ogni 2 settimane, poi playoff e playout. Che ne pensate? Anche se oramai è andata così. Il concetto è che poi la formula andava cercata, una soluzione vale l'altra, quindi sicuramente poteva essere valida questa, certamente non un giro normale. Abbiamo voluto fare un campionato normale in una situazione di completa normalità, e quindi questo è stato l'errore. Una soluzione bisognava trovarla.
E invece sul campo è una Salernitana che ti Ma ha si parla anche di stupito. calcio? Si parla anche di calcio. No, allora, sono d'accordo sull'analisi che avete fatto, ma poi voglio dire, lo dimostra il campo. Mi fa piacere per giocatori come Di Tacchio che hanno ritrovato non solo il ruolo, ma anche, come dire, un ritmo diverso. L'anno scorso Ventura l'aveva praticamente massacrato. Mi fa piacere perché effettivamente è uno di quei giocatori che più di tutti tiene alla maglia, a Salerno. Lasciamo stare i discorsi sulla maglia, potresti anche dire la maglia, ma lui di solito è quello che ha sempre giocato al 100%, è l'unico giocatore sul quale certamente non puoi mai. Uno stacanovista. Sì, è una persona che ovviamente è proprio caratteriale. Discorso diverso, secondo me rispetto all'anno scorso abbiamo una situazione diversa perché abbiamo un portiere che sa rilanciare. Io non so dirti adesso se è migliore o peggiore tra i pali, al di là della fesseria che ha fatto in una partita, ha sempre giocato A Verona, al bene, Bentegodi. al di là del gol preso al golkeeper, però voglio dire, è un portiere che sa rilanciare il gol di Tutino in casa, cioè è una cosa che non sapeva fare, va detto, perché i rilanci persi con Mikhail. Mikai erano enormi. Non è cambiata molto la squadra, io non penso che dal punto di vista difensivo abbiamo giocatori di gran lunga diversi rispetto a quelli dell'anno scorso, a parte le posizioni di Aia in campo meno, ma fondamentalmente cambia poco. È cambiato secondo me il rapporto che c'è tra i calciatori e l'allenatore perché Ventura aveva un atteggiamento che era assolutamente irritante, anche, non solo nei confronti di lui sapeva tutto e noi non eravamo nessuno e penso che anche questo nello spogliatoio abbia un Una po' pesato. supponenza. La supponenza che è più legata all'età che non ai risultati che ha raggiunto con la Salernitana e poi secondo me va detta la verità, l'unica vera grande differenza è che quest'anno hai un giocatore come Tutino che sta beneficiando dell'enorme lavoro di Djuric. L'anno scorso Giannetti non c'è riuscito, Jallow era un altro giocatore rispetto a Giannetti e a Tutino e quindi alla fine si pestavano i piedi o non riuscivi a giocare. Oggi è un giocatore che la mette dentro. Eugenio, fatti la differenza tra l'anno scorso e quest'anno sono i gol di Tutino. Non vedo una enorme differenza. Lascia stare l'aspetto del modulo, se è un Sì, 4-4. certo, Cioè, tu chiarissimo. lo Io puoi non sono cambiare. d'accordo con te, chiedo l'ausilio di Munar su un fatto, per quel poco che le poche reminiscenze della mia pessima carriera calcistica Io confermo o presunta la pessima, io la posso tale. confermare. Esatto. Però quel poco di reminiscenze, il vecchio calcio di una volta, mi hanno insegnato sempre che la squadra vincente o probabilmente vincente si costruisce sulla spina dorsale, portiere, difensore, Centrocampista, centrocampista, attaccante. linea E centrale. se vai a vedere, implicitamente lo hai detto, Belez, signori, è una garanzia, ha fatto la sciocchezza, ma ha abbassato la Saracinesca anche a Genova contro la Samp. Noi abbiamo perso con onore, ma probabilmente se ce ne fosse stato un altro portiere, sì, dici, te la sei giocata, ma hai perso 4-0, è difficile dire sei Sono uscito a d'accordo. testa alta. E Belez, la difesa della Salernitana. Negli ultimi 2 anni ha preso qualcosa come quasi 100 Sì, gol. ma anche la Serena di Castori ha preso gol. L'unica partita in cinque è stata la settimana scorsa che Ok, non ha preso gol, ma ha preso gol ogni partita. però ha preso gol su palla inattiva. Sì, A me ma Gyomber mi ha fatto una bella impressione. fuori Ahi, ha discussione, messo fuori nelle discussione. condizioni, mi sta facendo una bella impressione. Sugli esterni ha abbassato Casasola invece di tenerlo alto che va sui Fuori cro. discussione, Cioè, l'ha fuori quadrato. E discussione. poi c'hai Tutino, Ma c'hai la uno differenza, che ha il vizio del se gol. vedi i gol dell'anno scorso e i gol di quest'anno, siamo lì. La differenza nei primi 5 partite te la fanno i gol in avanti. Esatto, Perché certo. tu, voglio dire, Tutino che sul rilancio di Belez stop e mette la palla in porta, lì non c'è schema. Non c'è No. schema, Cioè, però nel senso, magari. è cercato perché è quello che vuole l'allenatore, ma non ci arrivi palla in Però porta. magari c'è anche la responsabilità poi dei difensori dell'avversario. Fuori discussione, ma l'avevi anche l'anno scorso questo. Non è che quest'anno hai Certo, il campionato all'improvviso si è abbassato di assolutamente. Vabbè, la qualità, come Serie si B è dice pure ogni anno. scarsa, no? Anche perché Non scherzo. posso io. Sì, vabbè, però. La Serie B è scarsa, è più Posso dire. scarsa dell'anno Però scorso. posso dire. Per me no, Siamo là, Io ho siamo là. 53 anni. Ho iniziato con mio padre che faceva questo discorso Dai, e mi dice. sei stato avvocato, cioè sei stato, no, scusami, sei stato vicinissimo alla Sono l'avvocato. Salernitana di. No, non avvocato, mi sono espresso male, avvocato lo sei. No, anche della Salernitana, lo so Avvocato della pure. Salernitana, no, però sei stato forse proprio nei quadri dirigenziali della Sì. Salernitana di Aliberti. La Serie B di quegli anni era.
c'è la partita, Michele, dai. Ho capito, ma dall'anno scorso a quest'anno? No, dall'anno scorso a quest'anno. Io ogni anno sento, è sempre, ma scusa, ma cioè, dove deve arrivare? Mai in fondo. Dove però deve... è ovvio che se vuoi aprire questo tipo di discorso vai a capire che come adesso tu fai le scuole calcio e non giochi più in mezzo alla strada e andiamo avanti. Ma puoi fare un discorso di generazioni ogni 10 anni, ma non ogni anno. No, certo, sono d'accordo. Rispetto all'anno scorso è cambiato il mondo. Rispetto all'anno scorso è rimasto più o meno uguale. Sono d'accordo. Sì, ma anche la squadra che abbiamo è rimasta più o meno la stessa. Su questo non sono d'accordo. Sì, ma tu hai giocato a Genova con la Sampdoria con Mantovani in difesa. Che è un buon giocatore. In difesa a tre. E non a caso anche la lettura dell'allenatore a me sta piacendo. Sì, l'allenatore, è finora, la lettura... Ecco, se proprio devo sui cambi. Sui cambi sono Michele. D'accordo. Non sbaglio. Sui cambi sono d'accordo. Però quest'anno tu hai anche il problema Covid dei cambi che sono diversi. Quindi tu non puoi. Cioè, ecco, non so, Ventura. Però ce l'hanno tutti questo problema. Fuori discussione, dico, però può darsi che Ventura con questo tipo di possibilità dei cambi avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Sicuramente hai una rosa più completa. Cioè, oggi se tu mi dici che hai. Noi ricordiamoci, noi l'anno scorso abbiamo finito il campionato con Gondo che giocava sempre. Cioè Djuric e Gondo erano loro che giocavano e tiravano la carretta. Gondo oggi è terza, quarta punta. Quindi sono d'accordo che oggi hai un organico perché Giannetti non l'hai venduto e l'hai conservato. Ti è rimasto Gondo. Hai adesso Tutino. Tu chiaramente hai una rosa più ampia, così come anche in difesa. Sugli esterni puoi giocare come vuoi variare. Ma fondamentalmente Cicerelli e Casasola, o Cicerelli e Lopez, o insomma i giocatori sono quelli. Quest'anno hai meno Lombardi, ma lui, come dire, gioca così, gioca in maniera contenuta e riparte. A proposito di infortuni, non sorride l'infermeria in casa Granata perché continua a far registrare, non dico il pienone, però a creare parecchi grattacapi a Cassori perché Lombardi oramai lungo degente, Gondo non ce la farà neanche per sabato laddove si dovesse giocare, neanche Bogdan ce la fa, difensore però per fortuna per quanto riguarda il pacchetto arretrato c'è piacevole soluzione di abbondanza. Il problema è che Andre Anderson, che sembrava essere esploso, ha sentito pizzicare poco prima del fischio d'inizio a Marassi, David, precauzionalmente lo hanno tenuto fuori e si racconta che nello spogliatoio di Marassi Andre Anderson piangendo volesse giocare e gli hanno imposto di non giocare, e bene hanno fatto perché il referto medico ha parlato di una lesione senza neanche essere sceso in campo, cioè durante la seduta di riscaldamento. Credo che ne avrà almeno per 10 giorni. Una brutta tegola perché Andre Anderson poteva essere anche un rinforzo di qualità. Un bel giocatore, sì. La lesione dipende l'entità della lesione, perché se su... Il referto parla di referto, il comunicato di lieve lesione all'adduttore. Primo grado. Penso di sì. Io credo anche che l'adduttore è un giorni. Muscolo anche molto particolare, che pensa 10 giorni di riposo totale, quindi si parla comunque di 3 settimane di recupero, perché più o meno una lesione muscolare ci vuole 21 giorni. Purtroppo si perde anche un giocatore importante. Proprio nel momento migliore di Andre Anderson, Michele. Vabbè, è stato un momento, diciamo, non è che... Cioè, nel senso che sembrava... Era lanciato. Esatto. Adesso, anche che tu acquisisci sicurezza, il primo gol, entri, segni, insomma, vuoi dire, giochi su un altro sì, tipo di entusiasmo. Sì, però il vero problema, signori, e qui vengo a... parliamo un po' di questioni squisitamente tecniche, è che in questo momento, numeri alla mano, Djuric e Tutino saranno costretti a tirare la carretta almeno per 2 partite senza avere la possibilità di essere neanche cambiati. Perché non hai Gondo, però non hai Andre Anderson, e hai, cioè l'unica alternativa è Giannetti. Che, anche se lui Giannetti ci sta lavorando. Grande impegno, e sta lavorando, sì. Sta lavorando lui, nel senso che lo motiva, gli dà spazio, quindi lo vuole recuperare. Anche perché Giannetti, che insomma è arrivato a Salerno l'anno scorso, veniva da un grande campionato. Insomma, era un giocatore sul quale si poteva giocare e promettere. La verità è che noi abbiamo scoperto un Gondo che per me è un ottimo difensore centrale prestato all'attacco, ma voglio dire, ma sì, ma perché tecnicamente ha dei limiti enormi, però è un giocatore di una fisicità e di una volontà impressionante, sì, è da apprezzare. Io veramente, insomma, vorrei mettere il poster per mio figlio in camera di Gondo, mi dice impara come si può, anche non avendo doti tecniche, arrivare in Serie B e giocare. Cioè non è un giocatore che ti fa la differenza, cioè, veramente è scordinato anche nei movimenti, però ha una prestanza e una voglia che è eccezionale, carattere incredibile.
L'ho visto fare partite bellissime, ma non è un giocatore, penso, sul quale la Serie d'inizio campionato puntasse. Se l'è trovato per quello che è successo col campionato di Giannetti e con Yallov, che è il momento in cui ha deciso di Sì, l'anno mettere. scorso era la Era quarta scelta, quarta quinta scelta. Ecco, forse. quindi io dico che, insomma, secondo me è vero, devono tirare la carretta, però sono convinto che alla luce del direttivo di quello che succederà avranno il tempo di recuperare. David, a proposito di attaccanti, c'è un'emergenza attacco, c'è un attaccante che finalmente ha le stigmate, il listing killer, le caratteristiche del bomber, che un po' mancava dai tempi di quando Lotito e Mezzaroma avevano intenzione di vincere e prendevano gli attaccanti per vincere. Poi negli ultimi 4-5 anni sono arrivati attaccanti di grosso nome che dovevano essere dei top player e si sono rivelati sempre dei flop player. Da Cerci a Rosina, con cui c'è anche un contenzioso, e qui apriamo anche un'altra. Foggia. Foggia forse è stato il meno peggio perché era a 10 pali, gli assist, insomma qualcosa l'ha fatto, Sì, ma Di sicuramente. Gennaro, Ah, sì. Rosina, Tutti i top player, la sbaglia di tutti. cioè tutti i top player che sulla carta, Cerci, Foggia, Calaiò. No, poi soprattutto se pensi a Menez, Esatto, dici, potevamo azzeccarlo uno. io penso che bisogna capire anche quello che succede internamente, non è soltanto prendere un giocatore importante, ma metterlo soprattutto in condizione di stare tranquillo, di esprimersi al meglio. Cioè, scusami David, pensi che Cerci non è stato messo nelle condizioni di esprimersi al Io meglio? penso che Quello non c'è si è di messo meglio. neanche lui nelle condizioni di fare bene. Però Beh, là ha dato il meglio lungomare. si ritorna anche sugli stessi E sulla discorsi. casa a lungomare, si è parlato molto della casa di Salerno è Cerci. una piazza importante per Un ragazzo giocare, è riconosciuto. una piazza dove ci vuole carattere, dove devi avere voglia. E se vieni qua a fare la vacanza, pensa che Ma lui l'ha riconosciuto, ho visto l'intervista oggi che Ma pure Di ha Gennaro, detto stesso in Rosina. Serie C, qualche colpa a 31 anni, qualche Sì, colpa pure io. penso proprio di sì, penso proprio di sì. Ci vuole personalità comunque per giocare a Salerno. Personalità anche alla PlayStation, c'è qualcuno che dice perdi sempre la Però queste PlayStation. sono Mai perso, impossibile. notizie vere che stanno venendo fuori, Ma è Munare. difficile, allora vincere contro di me Oramai alla PlayStation è difficile. è risaputo. Eppure dicono che Che prima perdi. che finisce la partita la spengo, Ah, d'accordo? E ecco. se sto vincendo mi faccio pure le fotografie, quindi ho le Decubertello prove, proprio, Michele. Sì. La lealtà sportiva di cui Brava, parlavo prima. brava. No, Faccio a parte scherzi, ti Non dico so la giocare a verità, questa è una PlayStation. piazza importante, Salerno, io ci ho giocato in D, in C2, in C1, è una piazza importante, però ci sono un sacco di problemi che magari non ti permettono di stare tranquillo, sereno, Non mi però dire che là sono va problemi della piazza, no. David. No, vabbè, sappiamo tutti i problemi. Comunque ci vuole personalità E come ti e... poni invece su questa frattura tra la piazza e la proprietà? Tu hai conosciuto la proprietà, hai conosciuto, sei stato il giocatore di Lotito Ma perché e Mezzaroma. questa è una società, conoscendo Mezzaroma e Lotito, vogliono vincere, vincono. Io questo l'ho sempre sostenuto. Ma pure io, perché a me l'hanno dimostrato, quando giocavo loro volevano vincere, te lo dimostravo. Cioè, quando tu ti sei seduto per firmare il contratto, che tu venivi dalla C1, mi No, pare, venivo dal Siena in B. dal Siena in B e sei venuto in Sì. Interregionale, che cosa ti hanno detto? Vieni qui perché dobbiamo vincere il campionato, mi pare, no? Sì, no, ma là quando parlavi con Lotito avevo solo questa parola in bocca, dobbiamo arrivare il più presto possibile nel calcio che conta, queste erano le sue parole, cioè lui non ci metteva più di un minuto per convincerti, cioè era palese, ma anche quando entrava dentro lo spogliatoio si sentiva che volevano vincere, anche con i nomi che hanno preso, che comunque in C2 noi avevamo uno squadrone esagerato che se tu lo mettevi in cifra poteva fare molto Infatti bene. avete vinto dopo Sì. quell'avvio ad Handicap con Galderisi, è arrivato Perrone che non è, Sì. voglio dire, non me ne voglia Perrone. E beh, la storia poi dopo ha parlato per lui. No, esatto. Avete vabbè, ma stravinto. la storia. Non voglio No, parlare male perché comunque non ma è. mi pare Non che è. l'avvocato No, diceva sempre la stessa cosa. esattamente Dico, Perrone dopo dove ha allenato? da nessuna Non lo parte. so. Perciò dico, quindi la storia ha parlato per lui, non era questo, cioè, non era. È stato fortunato, sì. Diciamo che le squadre erano forti, le squadre andavano da sole. Purtroppo con Galderisi abbiamo avuto questo avvio proprio brutto, ma Galderisi non meritava. Galderisi è un grande allenatore, a me piace, l'ho avuto anche in altre piazze, è forte, è preparato, è uno che sa tenere il gruppo. Purtroppo qua
i primi 3 partite sono andato proprio malissime. A proposito del, Non mi insomma, fai parlare il male, gruppo, non gli obiettivi e tutto, questa attuale è una squadra che può vincere, secondo te, David? è una squadra messa bene in campo, una squadra che ha voglia, una squadra che si completa, perché se tu vedi Tutine e Djuric, sono due giocatori completamente opposti, però c'hai Tutine che sa calciare a destra e a sinistra, si sa muovere, ti può fare la differenza, qualcosa in più. Cioè non è il giocatore che le altre squadre si possono aspettare. Quindi questa cosa qua lui la deve giocare adesso, perché secondo me lui farà molto bene quest'anno e potrebbe ambire a fare qualcosa anche di importante in classifica. Ma non è facile perché comunque la Serie B sono 40 partite, quindi poi se basta che ne perdi 3 sei già in fondo alla classifica, quindi ci devi dare continuità, Poi tutto se qui. aveva detto anche un'altra cosa, fondamentalmente noi continuiamo a giocare su Djuric. Bravo, Cioè, io voglio vedere tu anche sei Castori che riesce a Djuric. fare anche un altro tipo di gioco, perché Bravo. Però questo è un po' il gioco di Castori, eh. fuori discussione, ma l'ha sempre fatto, vabbè, però quando Bakoku con il sì, Carpi però quando aveva era. Yallo lo faceva giocare a Iallo la Cesena, stessa, esatto, sì, però lo cioè faceva c'era giocare il lungagnone e sì. il velocista che si buttava nella prateria Perciò ti sto per gli dicendo, spazi. lui si è giocato la doppia coppia con Gondo al posto di Djuric e Esatto, Giannetti al posto esattamente, di Tutino. esattamente. Devi andare, per me Gondo non è Djuric. Ah, certo. Nella gestione delle palle alte è diverso. Cioè, Ma se io la... infatti credo che la coppia poi dov non dove dovesse dare un po' di respiro a Djuric sarebbe Gondo-Tutino, cioè Gondo non farebbe certo il lavoro che fa Djuric, ma Ma la sarebbe sponda... un'altra cosa. Esatto. Ho capito, però... Ti dico che secondo me voglio vedere anche se riesce a fare un gioco diverso, perché non penso che abbia appunto un sostituto di Juric. E secondo te questa squadra dove può arrivare, Allora, Michele? È presto. io siamo da 5 risultati utili, ma non voglio fare il discorso della multiproprietà, teniamo il Covid, pensiamo positivo, tutto quello che volete voi. Ma questa squadra, se arriva a gennaio, facciamo un'ipotesi di campionato normale, riescono a trovare una soluzione, E vuole o si non arriva a vuole, gennaio. se... A gennaio questa squadra starà lì. A Sì, sono d'accordo. quel E allora lì punto. si capisce il mercato che Bravo. fai. Sottoscrivo anche le virgole. Cioè. David? Sono d'accordo. Allora, intanto pregherei di approntare. Già siamo in collegamento? Allora, saluto per il momento e gli chiedo un attimo di stand-by perché entriamo proprio nel vivo del discorso anche tecnico. Attilio Malena, collega, giornalista a tutto tondo, esperto di calcio, poi lo sonderemo un po' sulle ultimissime, sulle sue opinioni. Attilio, buonasera, ti prego di restare un attimo in stand-by perché mandiamo il servizio che abbiamo preparato, entriamo nell'aspetto meramente tecnico per quello che si può parlare di aspetto tecnico in questa bolla determinata dal Covid che abbiamo preparato e poi di nuovo in studio. L'infermeria della Salernitana resta piena. Anche Andrea Anderson si unisce alla folta truppa di degenti in casa Granata. L'attaccante carioca ne avrà per almeno 10 giorni, si spera. Lo stiramento all'adduttore che gli ha fatto saltare proprio all'ultimo secondo la partita di Coppa Italia a Genova martedì scorso contro la Samp a Marassi impone prudenza e precauzioni per evitare che la cosa possa aggravarsi ulteriormente. Castori, in un colpo solo, si ritrova con gli uomini contati e stanchi in attacco. Anche Gondo, infatti, è ancora fermo ai box e non avrà la possibilità di recuperare per sabato prossimo, quando in calendario, e si badi bene in calendario, c'è la sfida con la Reggiana alla Rechi. Probabilmente la sua presenza resta in forte dubbio anche per l'anticipo di venerdì, l'altro contro la Spalla a Ferrara. Se a questo si aggiunge il forfè di Cristiano Lombardi sul fronte offensivo, il quadro è completo e non fa certo dormire sonni tranquilli in casa Granata. Numeri alla mano, l'unico attaccante di scorta e di ruolo che si ritrova al momento a disposizione Fabrizio Castori è il solo Giannetti. Antonucci è giovane, non è una punta e sarebbe costretto ad adattarsi eventualmente in quella posizione. Ma tant'è, toccherà a Tutino e Djuric, come previsto, caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco Granata, consapevoli però che non avranno rincalzi nelle prossime partite, almeno nelle prossime due. Staremo a vedere. Se non altro, il treno Granata ritroverà invece tra i disponibili il difensore Luca Bogdan. L'ex Livorno è stato dimesso dall'infermeria e torna finalmente ad aggregarsi al gruppo. Problemi
paradossalmente di abbondanza nel pacchetto arretrato per l'allenatore, che fanno da contraltare all'emergenza offensiva. Di Tacchio sta gestendo un acciacco alla mano, ma è recuperabile a centrocampo. La Salernitana è rientrata ieri mattina in città mettendo a fuoco la prossima partita, ma ripensando anche alle parole di Castori subito dopo la sfida di Coppa Italia a Marassi, per via delle positività registrate in casa Ascoli. La squadra, la Salernitana, ha svolto test molecolari rapidi effettuati dal centro Verrengia, tutti negativi, oggi nuovo giro di tamponi, come da protocollo, come ai tempi del Covid-19. Eccoci qua di nuovo in studio, in collegamento in diretta, credo da Cosenza. Buonasera Attilio Malena. Buonasera a voi. Sì, per il momento sì, anche se in questo momento sapete benissimo, per tutte le restrizioni legate al Covid, non è semplice assolutamente muoversi, nonostante poi si sia comunque a 360 gradi, però effettivamente è un momento di difficoltà per tutti, è bene restare uniti e soprattutto parlare di calcio per quanto sia possibile in queste condizioni. Attilio, proviamo a parlare di calcio. So che segui a 360 gradi il campionato professionistici, la B, la Salernitana. Ti aspettavi questo avvio? Un flash sulla tua opinione, sono curioso di conoscere la tua opinione, sulla partita da giocare, da non giocare, da rinviare con la Reggiana, in questo momento subiudice e sub consiglio direttivo, perché sebbene non sia all'ordine del giorno, il consiglio direttivo ha trattato e molto la vicenda dei jolly da giocarsi, delle partite da rinviare, di un campionato da portare a termine. E poi soprattutto sono curioso di conoscere la tua opinione su questo avvio della Salernitana e se la squadra di Castori può essere una seria candidata ad arrivare dove si trova in questo momento, fino in fondo, fino alla fine. No, partendo dall'intricata situazione che riguarda la sfida contro la Reggiana, la premessa doverosa secondo me da dover fare, e qui si rischia di creare purtroppo un precedente, nonostante la Reggiana viva un momento assolutamente negativo, è bene che il regolamento venga applicato alla lettera, altrimenti realmente si rischia di creare un precedente. La Salernitana credo si sia comportata nella migliore maniera possibile, tendendo la mano alla Reggiana piuttosto che andando allo scontro, ed è un atteggiamento assolutamente da società consapevole del momento di difficoltà che l'avversario in questo momento sta attraversando. Ma qui ripeto, non c'è molto da dover obiettare, va applicato il protocollo al 100%, altrimenti si rischiano di fare dei figli e dei figliastri, e in questo senso credo che il presidente Gravina in queste ore stia assolutamente agendo per il bene collettivo del movimento. Qui non è un discorso che riguarda la Reggiana, è un discorso che chiama in causa la Reggiana oggi, ma potrebbe chiamare in causa il Cosenza domani, potrebbe chiamare il Lecce dopodomani, altrimenti realmente è un treno che non può essere fermato. Per cui credo che il rinvio sostanzialmente sia, nella peggiore delle ipotesi, comunque uno scenario da tendenzialmente da escludere, non del tutto. Poi nelle prossime ore vedremo cosa accadrà, fatto sta che la Reggiana sta attraversando un momento troppo delicato per non far sì che in questi casi ci si agisca in maniera eccezionale. Sulla Salernitana credo che nessuno, per l'estate che la Salernitana ha vissuto, si poteva aspettare un rendimento così importante in campionato, ma credo che la squadra rispecchi in tutto e per tutto poi il suo allenatore, che bada poco alle parole e molto ai fatti. La storia di Fabrizio Castori, dal miracolo di Carpi fino alla Salernitana di oggi, molto solido e soprattutto con tanti calciatori che si sono calati perfettamente nella mentalità. Può essere la stagione della definitiva consacrazione per Gennaro Tutino, inutile nascondersi, il vero leader di questa squadra, con tanti calciatori che intorno possano ruotare, possono essere i futuri Akprak Pro. Parlavate prima di Cédric Gondo, ecco, potrebbe giocare benissimo dal mio punto di vista con Tutino, ma Djuric in questo momento fornisce delle garanzie. La coppia Tutino-Djuric in questo momento credo sia una delle coppie più affiatate in Serie B, ma ritornando a quello che mi chiedevi in precedenza, credo che nessuno potesse mai immaginarsi un rendimento così alto da parte della Salernitana, una squadra che bada molto alla sostanza e poco ad essere effervescente al grande calcio. Quello che conta sono i risultati, e in questo momento bisogna sottolinearlo e dare a Cesare quel che è di Cesare. La Salernitana è una delle realtà più positive e una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di campionato. Attilio, mutatis mutandis, a proposito di risultati,
il Monza faraonico di Galliani, a 3 punti in classifica, mi pare, arranca e ci sono le dichiarazioni di Galliani che, gioco forza, hanno fatto parecchio rumore. La tua opinione sulle dichiarazioni di Galliani che, sponda granata, qualcuno dice, possono essere anche strumentali al suo Monza che sta arrancando e che teme di perdere la vista delle squadre di testa. Ma Adriano Galliani è un vecchio volpone ed è giusto anche che in questo caso ognuno tiri acqua al proprio mulino. Ho trovato delle dichiarazioni abbastanza fuorvianti e anche che vadano contro probabilmente ad altri interessi, però Adriano Galliani è giusto che rappresenti il Monza e sono dichiarazioni secondo me che devono essere giustamente anche travisate da un certo punto di vista se la si guarda dal lato opposto del Monza, ma il campo sta dicendo che in questo momento il Monza con il Pescara è l'autentica delusione di questo primo scorcio di campionato. Credo che 13 milioni di euro investiti in una sessione di calciomercato in Serie B non si siano mai visti nella storia del campionato cadetto, per cui qualche campanello d'allarma, se non addirittura troppi per Cristian Brocchi, c'è l'attenuante della rosa decimata dal Covid, ma 13 milioni di euro gridano vendetta ad un rendimento che chiaramente non è quello che ci si aspettava all'inizio. Il Monza non ha ancora un'identità di gioco. I grandi acquisti non si sono calati assolutamente nella mentalità cadetta, c'è però l'attenuante della rosa decimata dal Covid, ma i campanelli d'allarme per Cristian Brocchi iniziano ad essere veramente troppi. C'è da aggiungere chiaramente che si sono rincorse molte voci intorno a Cristian Brocchi, anche da quanto ci risulta la società non sta assolutamente pensando di esonerare Cristian Brocchi, si andrà avanti con l'ex tecnico del Milan, ma non so quanto credito si possa dare ad un tecnico che in questo momento non sta rispettando le attese. Ripeto, è giusto e lecito attendersi qualcosa in più anche perché la rosa è di quelle importanti. Michele, eri molto attento alle considerazioni di Attilio, vuoi chiedere, aggiungere qualcosa? Sei d'accordo? Vabbè, su quello che è oggettivo in relazione al Monza, è oggettivo sul fatto che l'abbiamo detto anche prima, più o meno ha ripetuto quello che ci siamo detti anche prima, insomma ci troviamo, coincidono le idee. Non sono d'accordo con lui sul problema del precedente. È vero che il precedente diventa pericoloso. Ma il concetto è capire, Malena, secondo me, se è un caso isolato oppure no. Cioè io penso questo sia il problema. Io ho paura, e lo dicevo prima, che l'epidemia oggi non consenta questo tipo di modulo, predisposto alla Serie B. Allora, io spero che lei abbia ragione e che io stia sbagliando, ma come dicevamo prima in trasmissione, i giocatori tornano a casa, i giocatori sono a contatto con le mogli, con i figli, con i parenti che escono e che quindi possono contrarre il virus. Se le percentuali nazionali sono quelle, inevitabilmente le stesse percentuali le troveremo nel calcio. Allora, la regola è vero che va rispettata, lo dicevamo prima, va posta all'inizio del campionato, il criterio va rispettato e quindi non ci devono essere eccezioni. Io invece ho paura alla tenuta del sistema perché ritengo che appunto l'incidenza Covid sia la stessa in ambito sportivo come in ambito familiare o nell'ambito sociale, quindi questa è la mia preoccupazione, che il sistema non possa più reggere perché non è proporzionato a quello che è la seconda ondata che stiamo vivendo in Europa. Attilio. Sì, è un discorso assolutamente legittimo. Non si può non condividere il discorso fatto dall'avvocato in studio. È un sistema che purtroppo per tante ragioni non può fermarsi. Noi siamo abituati molte volte a parlare dei vari Cristiano Ronaldo, siamo abituati molte volte a parlare di Lukaku, ma non ci dobbiamo dimenticare dei tanti calciatori di Serie C che vanno avanti con 1.500 euro al mese. Fermare questa macchina sarebbe realmente un bagno di sangue, premesso che è già un bagno di sangue per tanti imprenditori che hanno deciso di tirarsi indietro. Ma è vero che il sistema non può tenere botta se non ci siano regole concrete e se i calciatori non fanno i professionisti al 100%. È un momento di sacrificio per tutti e credo che anche i calciatori devono essere in grado non solo di rispettare i regolamenti al 100%, ma soprattutto di salvaguardare le proprie famiglie. Molte volte si è sentito in queste settimane della famosa bolla in stile NBA. Non so No, quanto bolla sia francamente applicabile per il calcio italiano, perché comunque andrebbe a riguardare dei costi troppo onerosi per Serie B e Serie C. Però, ripeto, è una situazione incontrollabile e diceva bene l'avvocato, questo è un sistema che va salvaguardato giustamente e in questo credo che i presidenti ci possano far poco, così come gli stessi allenatori. Qui c'è un regolamento che deve essere fatto, c'è un protocollo che sta funzionando, ma ripeto, poi alla fine ci sono delle variabili impazzite che non dipendono né da Gravina, non dipendono né da Lotito, ma dipende
in questo caso purtroppo è giusto anche sottolinearlo da fattori che non c'entrano nulla con il calcio. Attilio, ultima considerazione, un flash, il tempo è tiranno, adesso vado a sondare la tua cultura calcistica a 360 gradi. Ti dico David Munar, che cosa ti viene in mente? In 30 secondi mi fai una scheda del francese di Grenoble? E che se non sa giocare a PlayStation lo abbiamo appurato. Vabbè, ma quello è un dettaglio, poi alla fine quello che conta è quello che ha dimostrato in campo. È stato un calciatore assolutamente eclettico, però non bisogna commettere l'errore dal mio punto di vista di giudicare David per un episodio che probabilmente da altre parti lo avrebbe retto ad assoluto protagonista. Credo, ma queste sono delle mie parole, una mia considerazione assolutamente del tutto personale, abbia pagato per la troppa onestà. È in uno sport in cui realmente l'onestà in questo momento molto spesso va messa sotto il tappeto. David in questo senso è un esempio positivo, è un esempio positivo, e mi auguro, e la speranza di noi tutti è che David prima o poi possa tornare ad essere protagonista, perché no, in campo o anche in altre vesti, anche perché l'esperienza non gli manca. È stata un'esperienza importante che l'ha visto protagonista in tante piazze, soprattutto quella di Salerno, che poi credo gli sia rimasta nel cuore più di tante altre. Grazie. Assolutamente. Attilio, per fortuna sei lontano, perché sennò ti doveva pagare la cena stasera. Sì, sì. Ma quando vieni qua è tutto fermo. Ma credo che poi dovrà farlo più avanti, lo sappiamo. Ma infatti, perché ti aspettiamo al più presto in studio a Salerno. Grazie. Ad Attilio Malena. Grazie a voi, un saluto a tutti, buon proseguimento. Arrivederci Attilio Malena. Noi ci fermiamo. Mi spiegate voi due, 360 gradi, 360, l'ha detto lui, l'ha detto tu due volte. È giornalista, mi piace. Ci piace, fa da coniugio. No, devo mutuarle pure io. Lo togliamo, l'abbiamo. No, volevo capire. L'abbiamo, lo cassiamo. Tutti e due insieme, lo spieghi dopo. 360 ce lo spiegherà dopo. Eccoci qui, esattamente alle 22 in punto, in diretta, terza ed ultima parte solo per i saluti finali. Ci siamo dilungati a parlare purtroppo poco di calcio, un calcio che è un pallone che dovrebbe tornare a rotolare sabato alle 16 alla Rechi, ma tutto è sub iudice per quanto riguarda l'esito dei tamponi della Reggiana, che arriverebbe alla Rechi in condizioni a dir poco di emergenza, forse con i 13 effettivi e utili per poter giocare. Si è parlato di un rinvio, la notizia dell'ultimo secondo è che anche l'ipotesi di rinvio al momento sembra sia stata scartata, quindi per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, al momento una velina arrivata proprio in questo istante durante la pubblicità, Salernitana-Reggiana, o si gioca sabato regolarmente alle ore 16 oppure c'è il rischio serio che la Reggiana la perda a tavolino 3-0, ma senza il punto di penalizzazione. Grazie all'avvocato, grazie a voi, Michele Tedesco, grazie a David Munar, Giro di Vite, il pensierino della notte, partiamo da Munar, il pensierino della notte. Il pensierino della notte, che pensierino ti do? Non lo so, dammene uno. No, stavo pensando alla tua giacca che mi piace molto. Questo sarà il pensiero. Ma perché il colore ti ricorda il Granata? No, spero. Il mio pensiero va soprattutto per questo che sta succedendo, questo Covid. Un abbraccio forte a chi magari sta soffrendo, chi sta a casa, chi ha problemi anche a livello economico, lavorativo e roba varia, perché questo è un problema abbastanza serio. Se ne uscirà? Io, vabbè, chiaramente ne usciremo, il problema è quando. In relazione alla partita di sabato, non vorrei assistere a una tristissima partita con la Primavera, giocata per non perdere il punto oltre ai tre della sconfitta, quindi come la vicenda Juventus-Napoli, sì. Perché sarebbe veramente triste, e poi quella è una partita veramente, sarebbe il peggior biglietto a vincere, certo, per il calcio, ma per tutti. Nessuno la vorrebbe vincere in quel modo, nessuno vorrebbe vedere. Però poi paradossalmente la Salernitana sarebbe costretta a giocare e a vincerla. No, ti dico, perciò dico, secondo me i presidenti devono trovare una soluzione, perché il sistema che hanno ipotizzato è, arriverebbe a questo. No, ma è destinato ad arrivare al collasso. Ma tutti quanti lo faremo, perché finito il bonus anche per la Salernitana doveva giocare in qualche modo, certo, così. Ed è poi diventa triste.
assolutamente. Grazie ancora. Forse, a meno che non diventi la soluzione per il calcio italiano per far esordire, per far giocare i giovani. I giovani. Cosa che la Serie A non ha mai fatto, almeno facciamo giocare i giovani. No, è ferma la primavera. Sì. Ho capito, ma non quest'anno. Sto ironizzando, Michele. Grazie ancora, Michele Tedesco. Grazie a David Munarra. Grazie a chi ha interagito con noi, telespettatori. Noi ci vediamo. Appuntamento puntuale alle 20.30 giovedì prossimo su TV Oggi Salerno con Amici Granata. Solito, classico, tradizionale. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.